Ben ritrovati. Allora, è domenica e stiamo per concludere il nostro primo fine settimana del Cicafest, molto ricco come avete visto, ma ci siamo tenuti in chiusura, qualcosa di molto speciale. Infatti siamo a casa di Piero Angela. Buongiorno a te e ai nostri, non dico ascoltatori, ma <ride> eh, eh, sì, in qualche modo lo sono. Certo. Grazie per averci accolto in casa tua, Piero. Ehi, qui guarda, è dove viviamo abbiamo tutto organizzato qua. Le, le interviste le faccio sempre qui, difatti ormai questi cucchiai, è vero, sono... che sono la collezione di mia moglie, ah. eh, sono ormai diventati eh, <ride> popolari. Popolari, anche, in sì. tv e non solo. È vero anche sul web, anche tanti interventi che fai su, sì, sulle pagine Facebook. Sì, sì. E... C'è tutto qui. C'è la cucina, eh sì. C'è il sofà, c'è la televisione, c'è il camino. Hai tutto a portata di mano. E ti volevo dire, noi siamo qui naturalmente all'interno del, del CICAP Fest e, e questa è un po' l'evoluzione che ha attraversato il, il nostro chicup, insomma, che ormai ha più di 30 anni. Eh, eh sì. Grazie a te eh. No, e eh, grazie a me, <ride> grazie a tanti, ma e, soprattutto grazie a te. E poi li citiamo tutti. Sì, ma certo, ma allora, torniamo un attimo a quell'epoca, proprio. Siamo alla fine sì. di che cosa? Beh, siamo negli anni '70, sì. i più giovani non se lo ricordano, ma allora c'era un programma popolarissimo di Mike Bongiorno che si chiamava Il Rischia Tutto. E uno c'era di trattare degli ospiti che dovevano rispondere delle domande sulla materia di loro scelta. E c'era un signore, un medico di Bologna, molto simpatico. Eh, si chiamava Inardi, il dottor Inardi, che rispondeva a domande su Mozart. Sì. Bravo! Certo. E mai buongiorno nella presentazione diceva sì, ma lei fa anche un'altra cosa. E lui era presidente di un circolo di parapsicologia a Bologna. Sì. E quindi spiegava la telepatia, gli esperimenti con le carte, eccetera. Io ero un po' sorpreso che insomma, ci fossero questi... Eh, che nella scienza questo non si è mai... Io facevo già da 7-8 anni programmi di scienza, ho fatto di tutto, anche cinque puntate sul cervello, quindi dicevo, cioè, boh, può darsi, può darsi. E allora mi venne in mente di fare un programma dedicato. Ma è vero o non è vero? È possibile o non è possibile? Quindi feci cinque puntate sulla parapsicologia, cominciando dal famoso Uri Geller. all'epoca era la superstar. Era la superstar, che naturalmente rifiutò di essere intervistato <ride> e controllato. Però conobbi in quell'occasione James Randi eh sì. negli Stati Uniti. Che, è stato, che aveva scritto un libro demolitore, che eh, vorrebbe poi un processo, di tante cose di cui a volte abbiamo parlato. E quindi, quando lo incontrai, di, mi disse: Ma anch'io so piegare le forchette, so anche, anzi, posso leggere dentro il corpo umano. Ah sì, e lei ha qui del, delle, eh, dei voucher che allora si usavano. Voucher e dico: Sì, aspetti che mi concentro e scrivi i numeri di serie. e tiro fuori. rispondeva Allora Ma io so come l'ha fatto. hai capito Io ho capito e gli ho detto, Eh, però guardi che la gente non lo capisce, rimane stupefatto. Eh sì. E così è cominciata una collaborazione. Fatto questi cinque puntati sono stati noti con polemica, non finire. Eh sì, mi ricordo. E poi il libro che mm. voi avete ripubblicato certo, per il quarantesimo anniversario. Ecco, sì. e che è uscito anche nella collana con il Corriere, Corriere di Sera. Della Sera. Sera. E quindi lì abbiamo anche occasione di sviluppare di più questa materia interrogando intervistando tantissime persone. E naturalmente venne fuori una cosa completamente scettica. Però, disse, ma, però la cosa non deve finire qua. Mm. In fondo, la scienza ha, ha dei paletti, e perché non facciamo una specie di piccola Un margine? dove Qui si sa, là non si sa. Si crede, vabbè, si può credere qualunque cosa, ma non che si sa. Tra l'altro, all'epoca, la parapsicologia era stata accettata in America. Sì. Dalla gloriosa e antica società per il progresso della scienza. Perché c'era un ricercatore, Rain, sì. quello delle carte eh, che, segnate, quelle. Le carte Zenere. Sì, le sì, carte sì. Zenere sulle quali si faceva base statistica, che era un professore universitario e hanno detto: Va bene, una ricerca seria, tra le virgolette, del metodo, però poi è tutto da verificare. E poi si accorsero di aver fatto un errore e quindi fu in qualche modo poi depennato da questa cosa, tra molte polemiche. Quindi insomma c'era. L'atmosfera è un, cioè era un, un, e un beh, clima favorevole. Però sì, ovvio, per empatia, non si riesce a capire, a dimostrare. E ah, io feci, guardate che cioè per niente: non ci sono Perché evidenze tutti questi. Gli esperimenti che sono stati fatti, sono, hanno, sono pieni di buchi, di, di falle, di errori, di, di, di interpretazione. Non c'è niente di, di, di trucchi. Di trucchi anche. c'è cioè. fare la telepatia, mm. facilissimo. Io ah, ho un ferro agosto, l'ho fatta con mia moglie in montagna. Lei era bandata a dieci metri. Io andavo in giro e mi facevo dare le carte, ma anche le date. Di nascita, sì. e lei le diceva, Quindi, insomma, se lo faccio io. Ecco, allora eh, feci questo programma, però lì dissi, il libro: la cosa non deve finire qui. E in quell'occasione una, scrissi una dichiarazione firmata da una ventina di importanti scienziati sì. italiani. Nel quale, quale si metteva in guardia, l'informazione, la, la scuola e poi la gente, Dico, guardate che tutte queste cose di, che vi dicono. Del, perché poi c'era diciamo, la, la psicologia popolare, mm -hmm. che è quella del, dell'astrologia, della fattucchiera, delle, tra l'altro, con persone che sfruttano, eh sì. la crede c'è gente che si è svenata. A fare le fatture insomma un'operazione culturale sì. educativa dove gli insegnanti anche potevano avere un ruolo e poi da questo <ride> questa cosa l'abbiamo già raccontata per me poi sono passati un po di anni perché all'inizio sì, eh. sono passati diversi eh, anni sì. e poi casualmente io ebbi da uno storico della scienza un pacco di elaborati mi disse guarda sto facendo un po abbiamo fatto fare a vari licei a milano eh, abbiamo chiesto di parlare di filosofia della scienza si vuoi dare un'occhiata a questa cosa c'era di tutto di più di meno poi c'era uno che svettava proprio là, oh, bravissimo sono andato giù a milano era Lorenzo Montali, l'attuale direttore di Queri, poi vicepresidente del vicepresidente Cica, certo. CICA. E ha trovato questo ragazzo. Allora gli ho detto, guardi, beh adesso non mi spiace. Sì. Insomma, partì per gli Stati Uniti e rimase lì vari mesi. Tutta l'estate, sì, sì, Tutta l'estate. Seguendo la redazione dello Roxypo, che era appena stato creato. Sì, sì e quindi imparando tante cose. Poi ricevetti una tua lettera, eh? che mi dice, ah, ma io qui bisogna fare qualcosa, ho letto il suo libro, e allora ci siamo visti qui a Roma quando era di passaggio Randy. Eh sì. E ho detto a Rendi, senti, questo giovane mi sembra una gamba, stai insieme perché lui è andato in giro in quei giorni a fare cose. E alla fine ho detto, guarda, brevissimo, capisce al volo le cose che le altre fatto. <ride> e, e dico: ma no, lo puoi prendere? Sì, sì, lo prendo come. E siete partiti per gli Stati Uniti. Tu sei rimasto qua. Sono rimasto un anno, più di un anni. anno. Un <coughs> anno Hai <coughs> imparato tutto. Eh beh, <ride> non solo la presidegitazione, ma la mentalità scientifica. È quella, quella. Perché Randy è una persona molto preparata sì. nella scienza. E insomma, poi sappiamo tutto quello che ha fatto, tutto quello che tu hai imparato. E poi a Torino nell'89 <ride> c'è stata questa cena dove c'era stato un gruppo di persone, abbiamo detto: Ma vediamo chi ha abbonato Alla a questa rivista. Sì. C'erano 13 abbonate di Italia mm -hmm. tra cui un gruppo di ufologi, sì. e così facciamo questa un cena. Un'astrologa, se ti ricordi, è venuta anche. E c'era allora facciamo questa cena a Torino e lì c'era Sergio della Sala sì. che già si era occupato per conto suo. Che aveva cercato con se carte, cioè, e che è l'attuale presidente del Cicap. Cioè, queste persone durano nel tempo. Eh, vedi, è tempo. Ne si affezionano e rimangono. Sì. Poi c'era c'era Steno eh, Ferluga che diventò il presidente, il presidente del Cicap. E altre persone che per. C'era Aldo, il marito di Margherita H. C'era molto... il di... eh. perché Margherita H. era abbonata eh sì. alla rivista. Ecco, insomma, di lì nacque l'idea di fare. e quindi poi voi due, eh, ma anche Dalla Sala certo. e altri, e eh, soprattutto poi col gruppo di, di Padova, Padova certo. eh, il Marino Franzosi, eh sì. ma tanti altri. Siamo riusciti a prendere una sede con la colletta e il tuo aiuto. Abbiamo fatto la colletta, eh sì. Insomma, e convegni, eccetera. Sì. Anche perché io ho visto che in quegli anni, tra il 78 e l'89, mm. mi ero molto dato da fare, ma era molto solitaria la mia azione. C'erano alcune persone che mi hanno aiutato. Mm. Il professore Edoardo Amaldi. Certo. Grande scienziato che effettivamente lui ogni tanto interveniva. Daniel Bovet, sì, che Nobel. era un premio Nobel italiano, mm. di origine svizzera, che era presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, e lui anche ha fatto, quando gli ho segnalato delle cose, intervenuto. Ma insomma c'era questo appoggio, ma certo. gli scienziati hanno da fare si capì lì che c'era bisogno di volontari mm. per questo quando lei sì, questo elaborato di di Lorenzo. di Lorenzo e quando incontrate hey, sono le persone giuste <ride> E ci avevo visto bene e mi fa molto piacere adesso questo CICAP è cresciuto però cari ascoltatori <ride> siete voi che lo dovete far crescere noi stiamo facendo il possibile loro soprattutto tutti i volontari che ci sono, che veramente sono tutti straordinari, oh, sì. io non li posso citare adesso, certo. però sappiate che questa è una on onlus, mm. cioè nessuno guadagna la lira, tutti i volontari, eh, associandovi al CIC, cioè comprando, abbonandovi alla rivista, per pochi soldi ormai. È quanto costa? Eh, con, con 5 euro uno studente può iscriversi. Con 5 euro. Con <ride> 5 euro lo studente può iscriversi. Poi, può... poi chi può dare eh, di più, più. chiaramente ah, può fare di più. Ma c'è anche il 5 altamente. per 1000 per chi volesse. Non deve spendere niente. E Poi ecco il 5 per 1000, perché quello lì non costa niente. Però è è l'unico vero introito, eh, del, sì. oltre i convegni che rendono qualcosa. Ma è tutto lavoro di volontariato. Tu pensa che ci sono le leggende urbane che circolano che noi saremmo finanziati da non si sa chi o milioni di euro? Ah, sì, Mamma sì. mia! E poi stai qui tutta gente <ride> intelligente, simpatica. Entrando nel Cicab vi divertite anche, perché spesso sono cose divertenti. Soprattutto imparate cos'è la scienza. Perché credo che ne, ne parleremo un po' in sì. uno dei prossimi incontri. Io ho imparato molto più sulla scienza occupandomi di pseudoscienza Sergio. che di scienza. Perché qui vedi il metodo e tutti gli errori, le falle, le illusioni e anche i trucchi che alle volte avvengono. Quindi insomma, credo <ride> che. Il, nostro il nostro tempo sta giungendo al termine. In questo primo incontro, sì, poi, esatto. ogni domenica credo. Eh sì, questa mm -hmm. è la, la cosa bella. ogni domenica torniamo a casa tua. <ride> e quindi iscrivetevi al ciclo, comprate 5 euro di studenti, un po' di più gli altri. Un po' di più gli anni. Ah, diciamo. diciamo. eh. eh. Si può fare. Per tutto il lavoro che stiamo facendo. Per il bene comune, eh? certo. Stiamo cercando di tenere accesa una, la fiammella della razionalità, no? come ecco, si dice. Questo è, mm. tenere accesa la fiammella della razionalità. Oggi più che mai con tutte le, le, le fandonie, le fake news, le, le teorie del complotto. Che... Ma soprattutto anche per tutto il resto. Mm. Il nostro paese soffre eh sì. di mancanza di razionalità in tutto, in tutto quello che. E quindi, associatevi a noi, non vi pentirete. <ride> Grazie Piero per questo primo incontro, noi ci salutiamo per questa domenica ma ci rivedremo domenica prossima, giusto Piero? Ben...